devo dire che solo a questo Papa poteva venire in mente di organizzare la presentazione del suo primo libro con un cardinale veneto, un carcerato cinese e un comico toscano. È una unione bellissima. Inizia così Roberto Benigni il suo show all'Agostinianum per la presentazione del libro intervista di Papa Francesco sulla misericordia, scritto da Andrea Tornielli. Testimonial d'eccezione che non esita ad accostare la sua faccia da guitto al viso di Francesco a beneficio dei fotografi, Benigni non delude la platea, tra cui spiccano laici d'eccezione accanto a cardinali e giornalisti. Insomma, ecco, c'ho una vocazione fin da piccino io. Mi sarebbe piaciuto proprio fare il sacerdote. Addirittura quando ero piccolo facevano quella domanda che fanno a tutti i bambini: cosa vuoi fare da grande? Io rispondevo sempre il Papa, proprio. E siccome a questa risposta si mettevano tutti a ridere, capii che dovevo fare il comico, insomma, ecco. Il suo intervento è scoppiettante, energico, incontenibile, ma mai irriverente. Anzi, tra battute fulminanti e piccoli retroscena, conduce al cuore di un volume che ruota intorno alla parola chiave del pontificato di Francesco: misericordia. Solo superlativi per il Papa rivoluzionario, per cui confessa un'ammirazione sconfinata che lo porta a tenere una vera e propria lezio, con tanto di puntuali citazioni evangeliche e bibliche, riferimenti ai padri della Chiesa e grandi teologi e pontefici del Novecento. La verve del comico al servizio del cuore del cristianesimo, l'amore sconfinato di Dio, quella cascata di bene che sembra aver conquistato anche il folletto toscano, portato, come Zaccheo, a cercare lo sguardo del pontefice argentino. Un Benigni che fa ridere, ma soprattutto pensare, a commuovere invece la storia di Zanga Agostino, detenuto del carcere di Padova, che ha raccontato la sua conversione, il suo doloroso e liberante incontro con la misericordia di Cristo, la bellezza di una vita da peccatore inondata dalla grazia. 11 aprile del 2015 mi sono battezzato, cresimato e ho fatto la prima comunione, tutto in carcere. Anche se avrei potuto ottenere il permesso dal magistrato di celebrare fuori dalla carcere, ho scelto di farlo nel luogo e con gli amici dove Gesù è venuto a incontrarmi. Storie diverse e lontanissime che hanno presentato il nocciolo di un libro che si legge in poco tempo, talmente piccolo da portare in tasca, come raccomandato da Benigni, indispensabile per comprendere il pontificato di Bergoglio e il suo incessante annuncio della gioia cristiana. Un'accoppiata vincente che ha conquistato anche il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Ecco, questo è un modo di presentare il Vangelo accattivante, no? A volte capita che noi naturalmente predichiamo, questo è il nostro compito, ma a volte siamo un po' noiosi, invece lui... Benigni, teologo promosso? Certamente, a me è stupito la conoscenza che ha della Bibbia, della teologia, dei padri della Chiesa, di tutto di quello che è il patrimonio cristiano, veramente. Gli ho chiesto che è la Divina Commedia che è stato il tramite di tutto questo approfondimento.